L'idea di, come dire, di spalmare 1500 ragazzi provenienti dalle scuole medie a indirizzo musicale era quella di rendere la musica non più periferica, ma renderla centrale, perché poi tutti, molti non sanno, come diceva anche prima l'assessore, che esistono le scuole dove si studia musica. Si pensa soltanto che si può accedere al conservatorio, ma tutto lo studio che avviene prima per poi accedere all'università è fatto da tanti insegnanti bravissimi che dedicano il loro tempo a questi ragazzi. E quindi l'idea di farli uscire dalle aule e di spalmarli lungo la città in una sorta di happening musicale strepitoso ha fatto sì che in me scattasse questa follia, che scattasse anche al professor Duono e agli altri. Spesso sentiamo dire Napoli è stata capitale della cultura, capitale della musica. No, io sostengo che noi siamo ancora capitale, perché ognuno di noi ha un capitale di sapere, di conoscenza, di tecnica che deve essere messo a disposizione degli altri. Follia, creatività, musica, note e ragazzi. Sarà una festa lunga 3 chilometri, un'idea che esalta le potenzialità di insegnanti e studenti campani e la tradizione di una capitale della musica. Domenica prossima, 12 maggio, a partire dalle 11, più di 20 scuole parteciperanno ad un concerto che parte dal centro ed arriva al mare. Una scia di note lunga appunto 3 chilometri, lungo i quali risuonerà un'onda musicale composta da orchestre, bande, cori e singoli musicisti, sul percorso che vedete indicato in sovraimpressione. Presentata stamattina a Palazzo San Giacomo, l'iniziativa ha coinvolto l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e l'Assessorato all'Istruzione del Comune di Napoli, che insieme hanno voluto valorizzare l'enorme patrimonio di esperienze musicali che le scuole della nostra regione hanno saputo costruire. Abbiamo l'intenzione di creare una sorta di immensa ola musicale che accompagnerà tutti coloro che domenica passeggeranno da Via Roma fino a Via Caracciolo. In questo modo io credo che finalmente l'appropriazione degli spazi da parte dei cittadini diventerà non più soltanto una retorica, ma un dato reale. Mi piace molto pensare che i ragazzi trasformati in artisti di strada daranno anche il meglio di sé sicuramente.